un quadro europeo molto complesso, in Svezia è nato un esecutivo, un nuovo governo di minoranza. È un inedito in Europa, è quasi un laboratorio che vede i sovranisti fuori dall'esecutivo. Sentiamo Pier Damiani d'Agata. Ieri l'accordo, su cui pochi avrebbero sperato, oggi la fiducia del Parlamento di Stoccolma. Dopo 4 mesi di stallo, la Svezia avrà un nuovo governo. Sarà Stefan Löfven a guidare uno degli esecutivi più deboli degli ultimi 70 anni. In Parlamento appena 8 seggi separano la maggioranza dall'opposizione. Per il suo secondo mandato, Löfven ha messo insieme forze politiche diverse con l'obiettivo di combattere gli ultranazionalisti del Partito Democratico Svedese. Un laboratorio europeo in vista dell'elezione di maggio, risposta al sovranismo dilagante. Il partito di destra alle ultime elezioni ha preso il 17% dei voti, con l'obiettivo di chiudere i confini agli immigrati e chiedere un referendum anti-Unione Europea. A favore della destra, i numeri della criminalità, ormai ai massimi storici. In città come Gothenburg o Malmö, sparatori e morti sono all'ordine del giorno, protagonisti bande di giovani migranti. In crescita anche i casi di stupro. Una realtà che mette in discussione il famoso modello di integrazione svedese.